c'ha un nome, Gianandrea, pazienza il nome del figlio. Buongiorno a tutti. Eccoci qui pronti per il raduno sul lago Trasimeno. Siamo giusto un po' di moto. Alla fine della fiera dovremmo essere sulle 20 moto più o meno. Adesso che siamo, insomma ragazzi, adesso che stiamo facendo la salaria tranquilla, io ho attaccato anche il microfono. Vi spiego cosa andiamo a fare. Come avevo fatto un video un po' di tempo fa, ho organizzato, diciamo, questa specie di raduno. Volevo organizzarlo, insomma, tra le persone che mi hanno conosciuto tramite il mio canale, tra le persone che ci siamo conosciuti tramite Passaparola, e andiamo a fare questo fine settimana insieme. Daremo un gruppo di 20 moto, quindi parliamo di una trentina di persone, perché tante sono venute giustamente con la ragazza. Qui ho tutte le nostre moto, qui c'è il grande Stefano che ha preso la sua nuova Tracer 900, una colorazione pazzesca. La proverò. E niente ragazzi, allora vi lascio al video e a tutto quello che succede da dopo. Non mi prendo la responsabilità di nulla e mi dissocio da tutto quello che verrà detto e accadrà. Allora, aspetta. Adesso Marco ci mostrerà il cacciabombardiere. Eccolo, vai. Vai. No, sbagliato. Hanno sbagliato loro. Dopo una bella pausa caffè ci siamo divisi, alcuni hanno fatto una strada più soft, altri hanno fatto il terminillo, quindi molte più curve, e ci rivediamo per pranzo a Castelluccio. Troia, quanto piega quella, oh. Mannaggia la puttana. Impressionante, oh. E niente. Ovviamente ci dice male. Strada interrotta. Quindi torniamo giù e rifacciamo la strada classica che stanno nel frattempo facendo gli altri. E ci ha detto male, e che dobbiamo fare? Almeno ci siamo goduti sto spettacolo spettacolare, giustamente. Top. Comunque stiamo passando, guardate le immagini, nelle zone dove il terremoto si è sentito più forte, e vengono i brividi, raga, vengono davvero i brividi. Vedere intere palazzine cadute, chiese cadute, fa davvero una sensazione troppo strana. Infatti adesso pure stiamo andando a mangiare a Castelluccio, volutamente siamo fermati, ci fermiamo lì, perché almeno comunque nel nostro piccolo aiutiamo l'economia del posto, si fa quel che si può. E niente, nel frattempo guardate che spettacolo, queste montagne, queste strade un po' meno, però queste montagne, guardate questa casa, praticamente metà non c'è più. Brividi. Mazza, da qua non l'avevamo mai fatta, ma è spaziale, guardate roba, cioè spettacolare,
Madonna santa. Madonna. Mamma mia. Meraviglioso. E lì su c'è Castelluccio. Meraviglioso. Guardate da là l'Italia come si vede bene da qua. Madonna. This is Italy. Questi sono Sassi e Cato. Benvenuti in Umbria. Welcome to Umbria. Ma io c'ero. Tu c'eri. Mi sei seguito per non venirmi addosso. Porco due. Una volta per non venirti addosso, un'altra volta che non mancava il pedale del freno, porco due, che ci stava tutta la terra. Io qua sulle le montagne. Ragazzi, dove devi fare? Sei distratto, sei andato lungo. Io bestemmiavo con mia moglie, che rompeva il cazzo. Vedo che io vado sempre avanti, dico la moto. Andrea, sei dietro a lui. Sì, sì. Ma poi devo aver meglio qui. Oh, un famore. No, i primi tre, e siamo noi i primi tre. E non rubiamo, eh. I primi tre panini, pensavo che... No, è al contrario. Dopo un panino e mezzo a testa. Tu ovviamente non hai bevuto, non abbiamo bevuto. Fortunatamente ti siamo... persone responsabili. Siamo qui a Castelluccio. C'è un parrucchiere? Lì c'è tutto il gruppo. Adesso ci vestiamo e ci rivediamo a tuffo a bomba in piscina. Pausa pranzo finita. Adesso ci rimettiamo in modo verso l'hotel, il tuffo a bomba che aspetta, quindi ho ripreso tutto il gruppone, spettacolare, eccoli. Praticamente 70 km di superstrada, stiamo arrivando in hotel. Piccolo room tour della stanza, bagno, non male, asciugamano, qui vestiti, televisorino, e qui secondo me abbiamo vista, piscina. Ragazzi, buonasera. Siamo finalmente qui in hotel dopo esserci fatti un super bagno, e adesso mi sono sbrigato a farmi la doccia perché volevo venire qui a bordo piscina e fare
un po' di considerazioni. Insomma, volevo ringraziare tutte le persone che sono venute, ringraziare Massimo che è venuto da Ferrara e tutte le persone che insomma hanno dato fiducia a questo mio raduno, e devo dire che sono davvero felice per il riscontro che c'è stato. Siamo 29 persone, non mi aspettavo insomma un numero così. Molti sono partiti da Roma, fanno parte del gruppo che già abbiamo, altri amici di sempre nostri del gruppo si sono uniti a noi. Devo dire che oggi è uscita fuori davvero una bella giornata, abbiamo fatto un super pomeriggio in piscina, poi sicuramente vi farò vedere qualche immagine. Io sono stato tutto il tempo a mollo, quindi dovrò recuperare dagli altri. Adesso ce ne andiamo a fare la cena, però era giusto insomma ringraziare insomma tutte le persone che hanno partecipato. Spero che ce ne saranno altre, ma sicuramente sarà così. Ci vediamo dopo per le immagini della cena, dai. Consiglio. Buongiorno a tutti ragazzi, domenica, adesso ce ne andiamo a fare colazione, tempo un po' nuvoloso, ma con super vista, super, è vero. C'è una piscina e se la autostrada, però non male. Aspetta che chiedo io. Guarda, lo sapevo che è. Guarda, lo spazio che sapevo. Se no, forza dell'ordine. Allora, guarda, la moto, la mano. Forza dell'ordine. Se la moto nuova si mette un po' più verso la spinta. Quanto me dai? E la moto rossa è la dopo a l'ho vista coperta col lenzuolo, io stava ferma a terra. Sta in forma smagliante, sai, oh. Ragazzi, ma qua Ma tu hai studiato all'Università dei Carabinieri? Eh? Hai studiato all'Università dei Carabinieri? Sì, sono uscito tutti. Dei sentieri, ma qua è pieno di sentieri. Ma tu sei il noto? Io sono il noto e mi raccomando, cliccate e sacchi. Un saluto a qualcuno vuoi fare? Sì, volevo salutare a tutti quelli che mi stanno sul cazzo e sono tanti, e poi a mamma e esce rotto il cazzo, basta. Bello, distrozzate. Chi sta mascherato, Marco? Grazie alla minchia. Ciao minchia. Lei è il custode? Sì, prego, accomodate. Grazie. Allora, questa castello risale al 1744. Ok. Era del mio bis nonno. Ah, carino. Questa è la mia questa è la mia servitù. Questo è il mio giardiniere. Buongiorno. E mi dicevate non ci voglio venire. Signora, si sbattere. Tutto mio? Io dal drone ho visto tutto. Mi dispiaceva per voi.
Guida Piedimonte, facciamo i saluti veloci, iscrivetevi al canale e la prossima volta voglio vedervi tutti al nuovo motoraduno. Dai! Yeah.